Buongiorno Sindaco, siamo qui il nostro appuntamento con un caffè in comune, è la puntata prima di Natale, quindi ne approfittiamo, li facciamo alla fine anche gli auguri di Natale. Al solito abbiamo chiesto a uno dei bar qui che circondano il comune se ci potevano portare un caffè da asporto, credo caffè sia Datini, arrivato. Sì. Ecco sì, buongiorno, grazie mille. Grazie mille come sempre, il bar Datini. Davvero. Grazie. Buon Natale. Grazie anche a voi. Ecco, allora Sindaco, siamo prima di Natale, siamo a chiusura dell'anno, ci possiamo magari togliere la mascherina così prendiamo il caffè. Diciamo, se ci si guarda indietro, e facciamolo velocemente perché c'è poco da guardare, ma volevo chiederle, ecco, pur in un 2020 che sicuramente non avrà cose da mettere nell'albo dei ricordi positivi, se dovesse trovare una cosa per Prato positiva per cui si può ricordare questo 2020, cosa non è facilissimo, non è facile. Però diciamo, io una cosa la voglio dire, e alla fine, se mai ce ne fosse stato bisogno, noi abbiamo avuto la prova che il senso di comunità di questa città è ancora vivo e vegeto, nonostante tutte le difficoltà, nonostante ovviamente un sistema economico completamente cambiato. Però la risposta che la città ha avuto in termini di generosità, voglio dire anche, allora, anche di attenzione verso le regole, perché poi i numeri parlano chiaro. Noi da metà novembre ad ora, con le pattuglie a giro, abbiamo elevato una settantina più o meno di sanzioni rispetto a tutte le persone che più o meno girava. Perciò già c'è stato anche questo. Però quello che secondo me va veramente riconosciuto è questo senso di appartenenza, di senso di collettività, perché soprattutto nel momento più complicato, quello del lockdown pesante, quello diciamo di marzo e aprile, il mondo del volontariato, ma anche la generosità dei pratesi vecchi e nuovi, con donazioni, con forme di sostegno, devo dire anche in questi giorni abbiamo continuato a ricevere ceppi, donazioni per il Prato Pro Emergenze, ma fin dall'inizio tutti, ripeto, pratesi da mille generazioni e pratesi nuovi hanno dato una mano come hanno potuto. E questo diciamo è servito a tenere insieme, perché non si temeva l'autunno. Ora autunno è passato, ora c'è da affrontare l'inverno, che è sempre brutto, però con qualche, diciamo, una luce forse in fondo al tunnel si vede, e la città ha tenuto, come diceva. Ecco, ora il 2021, guardiamo invece avanti, sarà l'anno, si spera, della fine dell'emergenza, e è anche un anno che dà grosse opportunità, però come sempre le opportunità bisogna saperle cogliere. I soldi del Recovery Fund arriveranno e saranno veramente tantissimi soldi, come forse l'Italia mai ha avuto, se non col piano Marshall dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, il Comune naturalmente è chiamato a svolgere un ruolo. Noi abbiamo visto proprio, cronaca di questi giorni, il famoso emendamento Biella della finanziaria, che dimostra che quando si riesce a essere uniti, a presentarsi non come singoli ma come comunità, qualcosa si ottiene, e questa è un po' la sfida. Lei con l'assessore Barberis l'aveva fatto qualche giorno fa, di rivolgere una sorta di invito a presentarsi con le idee che devono naturalmente però essere idee di Prato, non del singolo. Non è possibile, sarebbe andare in ordine sparso e poi perdiamo. Biella ce lo dimostra, l'emendamento è del mio amico Roberto Pella, che è anche sindaco di un piccolo paesino appunto piemontese, io conosco in Anci, lui è di Forza Italia, quindi l'opposizione si è infilato in un ragionamento e ha letto un'opportunità. Però c'era dietro un progetto. Certo, esatto. Ecco, lui ha accolto quella che era l'istanza di Confindustria Biella, si è infilato nelle fantasmagoriche trattative della legge di stabilità, che sono una roba, il famoso assalto alla dirigenza, esatto, ed è stato bravo a quello, ed era un progetto però di comunità, appunto, volevo dire questo. Lo stesso dobbiamo fare noi, io l'ho detto qualche giorno fa, lo abbiamo ribadito, perché voglio fare due brevissime osservazioni. La prima, noi avremo di fronte un periodo economico difficile. Questo è nei fatti, perché la contrazione dell'export del nostro distretto, i numeri
sono nei fatti della contrazione delle economie a cui noi facciamo riferimento, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, sono sotto gli occhi di tutti. Non è che bisogna essere un grande macroeconomista per capirlo. C'è negozi chiusi e non ci sono nemmeno opportunità per comprare cappotti, vestiti, maglie. C'è anche meno voglia. Proprio, c'è anche meno voglia, esatto. E quindi è chiaro che per noi diventa difficile. Ancora più complesso se non abbiamo una serie di idee che il Recovery Fund ci istiga a portare avanti. Economia circolare, rispetto dell'ambiente, energie alternative, tutte robe su cui Prato può dire la sua. Diciamo, giochiamo in casa. Giochiamo su un territorio che noi conosciamo bene. Ecco perché la sfida, diciamo, è complessiva e di città, un po' di idee ci sono, anche a piuttosto avanzate. Penso che, diciamo, e interventi tipo la tranvia Prato-Firenze, il potenziamento del ferro fra Santa Maria Novella e Prato Centrale, sono, diciamo, attività che vanno fatte perché sono materiali. Poi c'è tutto quello della ricerca, sviluppo, capacità di intercettare tutto quel mondo dell'innovazione all'interno di un settore economico maturo come il tessile, che è la sfida che noi abbiamo davanti. E tra l'altro Prato, come proprio il comune di Prato, è bravo a intercettare noi, i fondi europei. Quindi diciamo quelli... il comune ha questa carta da mettere in posizione. Naturalmente il progetto e le idee devono venire dal mondo. E se no rischiamo di fare come esempi del passato, dove prima si pensa al contenitore, che si fa la casa senza sapere, e poi facciamo il nome, non facciamo nome, credo l'abbiamo capito. Il contenuto viene prima dei contenitori, dopo si arriva dappertutto. Però è questo contenuto, io ho delle idee, le ho messe in campo, alcune, altre ne stiamo discutendo, però devono essere condivise e devono essere soprattutto della città, se no rischiamo di fare dei lavori a pezzettini, non si va da nessuna parte. Chi poi le traduce deve essere il singolo, l'impresa, o il consorzio di imprese che forse... Noi sappiamo quello che può essere l'attività materiale che serve. Ripeto, il collegamento veloce Prato-Firenze che passa attraverso la zona sud della nostra città e poi si collega con Peretro e Viale Guidoni, con i vari servizi, ha un senso vero rispetto ai pendolari che anche oggi stanno andando a Firenze, eccetera eccetera, ma nello stesso tempo invece l'impatto economico, le questioni che riguardano quelle che è l'economia circolare, il riuso e l'utilizzo, il risparmio delle energie su cui Prato è maestra, deve essere un percorso condiviso. 30 secondi per gli auguri. Io davvero, è stato un anno complicato, direttore, lo abbiamo raccontato tante volte, però come accennavamo prima la città è rimasta in piedi, ha preso qualche cazzotto, c'ha qualche livido addosso, ma è rimasta in piedi. Io quello che auguro a me stesso, a tutti noi, è che quelle emozioni, come dire, cattive in alcuni casi, quelle paure ci siamo presi, gli spaventi ci siamo presi durante questo 2020, siano semplicemente un ricordo. Ecco, Piazza del Duomo vuota con l'ostensione della cintola è ancora qualcosa che toglie il fiato. Io mi auguro 2021 sia l'anno dell'orgoglio. Voglio che la città, consapevole dei propri lividi e delle botte che ha subito, però appunto abbia la voglia di dimostrare a tutti che è Prato, che è una grande città, e questo sia l'impegno diffuso della politica, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindacati, delle associazioni di categoria, di tutti, del volontariato, di tutti coloro che vogliono bene la città, che fortunatamente sono tanti. Questo è l'augurio che faccio, oltre a quelle trascorrere buone feste, insomma, ma che il 2021 sia davvero l'anno del rilancio. Perfetto, grazie mille. Grazie a lei, direttore, e buona Natale a tutti.